Nuova puntata di Femminile Plurale, nuova stagione di questa produzione ormai che conta diverse stagioni appunto a suo favore. Siamo ormai all'ottavo anno e questa stagione non sappiamo come andrà perché insomma l'emergenza Covid è in tutta la sua forza è ancora presente. Questo non ci permette ovviamente di avere tanti ospiti in studio come vorremmo. Come potete vedere, insomma, abbiamo pensato ad avere comunque la presenza delle donne protagoniste, come sapete, di tutti gli aspetti della vita sociale, politica, culturale, imprenditoriale, pugliese e non solo, protagonisti, come sapete, di questa produzione anche a distanza. Probabilmente sarà questa la modalità che ci accompagnerà tutto questo nuovo anno televisivo e nella speranza che appunto tutto possa rientrare, che ritorniamo ad avere le ospiti presenti appunto in studio per poter dialogare con loro come abbiamo sempre fatto in questi anni. In Italia una azienda su quattro è guidata da donne, quasi 210.000 imprenditrici rosa che consentono all'Italia di conquistare addirittura il primato europeo. In Puglia quasi una azienda agricola su tre è guidata da donne e cresce anche il numero di agriturismi in rosa, addirittura un incremento del 3,7%, a dimostrazione di quanto le imprenditrici siano riuscite a cogliere al massimo le opportunità offerte dalla multifunzionalità in agricoltura. Un trend che viene favorito anche dall'ingresso di imprenditrici cosiddette di prima generazione, cioè che hanno seguito percorsi formativi in altri settori. È proprio la responsabile di Donne Impresa Coldiretti è un esempio di questo fenomeno. È con lei che parliamo oggi, Floriana Fanizza, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo raggiunto Floriana, agrichef, imprenditrice olivicola e agrituristica di Fasano, la nuova responsabile nazionale di Donna Impresa Coldiretti. La tua nomina è avvenuta nella scorsa primavera, vero Floriana? Sì, è venuta a maggio della scorsa primavera, quindi già un anno più del mio mandato, un mandato nazionale ovviamente che ha riempito di orgoglio non solo me ma ovviamente tutta la Puglia che mi ha supportato e mi continua a supportare in questo incarico nazionale, dove sono onorata ovviamente di rappresentare le donne imprenditrici di tutta della regione Puglia, ma soprattutto di tutta Italia. Italia, certo. Sì, sì. Sono donne imprenditrici che, come dicevamo prima, sono aumentate nel tempo e negli anni e oggi rappresentiamo un'impresa agricola su tre, quindi voglio dire è un bel 35% tutto guadagnato, tutto nostro e oggi soprattutto, e questo mi piace sempre ribadirlo e ripeterlo, parliamo di imprese agricole al femminile vere, dove l'imprenditrice o la gestisce in prima persona in un'attività individuale oppure in società di persone o società di capitali, comunque all'interno di una compagine la donna ha un ruolo molto importante all'interno dell'azienda agricola. Floriana, prima di entrare nel dettaglio, perché studiando un po' di materiale per poter realizzare questa puntata mi sono resa conto di come il settore agricolo è gestito dalle donne sia tutt'altro che semplice, al contrario avete una serie di difficoltà anche da dover affrontare e che stai tu stessa cercando di risolvere per le tante imprenditrici agricole sparse appunto in tutta Italia, ma ovviamente il tuo sguardo posso dirlo che privilegia un pochino la Puglia perché sei protagonista sia come imprenditrice appunto sia come presidente. Però prima di entrare in questo dettaglio della nostra intervista volevo chiederti che momento è questo per voi, cioè l'emergenza sanitaria quanto sta incidendo sul lavoro dell'imprenditoria agricola rosa? Allora, la crisi Covid in realtà ha generato veramente non poche difficoltà, in quanto è da sempre risaputo, Donna Impresa si è sempre occupata di educazione alimentare, di educazione alla campagna amica, per cui il rapporto in realtà con i bambini, con le scuole, l'ingresso nelle
fattorie didattiche o masserie didattiche, come le vogliamo chiamare, se le chiamiamo ovviamente come in Puglia, è importante e rappresenta un reddito ovviamente per le aziende agricole al femminile, un reddito importante. Purtroppo con la crisi Covid e quindi con la chiusura delle scuole, tutto ciò è stato azzerato perché chiaramente le scuole chiuse non hanno potuto portare i bambini all'interno delle masserie delle nostre imprenditrici, non solo della Puglia, ma ovviamente di tutta Italia, generando ovviamente una perdita del reddito al 100%. Così come anche, siccome con la legge di multifunzionalità, la legge di orientamento che Coldiretti ha fortemente voluto, la donna ha avuto un grande ruolo grazie anche alla possibilità di fare attività agrituristica, la presenza quindi, la chiusura quindi degli agriturismi per mancanza ovviamente di turisti, ha creato anche là una forte perdita di reddito, una perdita netta, tant'è che oggi la misura 21 che finalmente la Regione Puglia ha attivato, rappresenta un piccolo ristoro, rivolto alle fattorie didattiche, agli agriturismi, ma non solo a questi due comparti, anche al florovivaismo e al vitivinicolo. Quindi Floriana, riconoscere. spiegaci che cos'è la misura 21, magari per chi ci sta ascoltando che magari non è addetta ai lavori. La misura 21 è una misura che la Regione Puglia ha attivato con dei fondi del PSR che dà un ristoro, ovviamente a seconda dei settori cambia, però per esempio per gli agriturismi e le masserie didattiche abbiamo un ristoro fino a 7.000 euro per le aziende agricole, è un fondo perduto che cerca di venire incontro a quella che è stata un po' la perdita di reddito. È chiaro e ci rendiamo conto che questo non risolve i problemi delle aziende agricole o comunque i problemi che la crisi del Covid ha provocato. Certo. È vero anche che se parlo della Puglia, per fortuna nel periodo che va da metà luglio fino a metà settembre, soprattutto per agosto, gli agriturismi, così come quindi anche le masserie didattiche, hanno avuto la possibilità di poter recuperare una parte ovviamente di quello che comunque era stato perso nei mesi passati. Per le masserie didattiche ci siamo spesi a livello nazionale per far sì che il famoso bonus baby sitter, che in realtà non era stato previsto all'inizio per le masserie didattiche, in realtà fosse anche, ricomprendesse anche questa categoria e ci siamo riusciti, perché in realtà la nostra progettualità è che è stata poi inviata sicuramente alla ministra Bellanova che l'ha presa in considerazione, era quella di vedere oggi, o meglio a giugno, le masserie come un momento in cui le famiglie ritornando al lavoro, i genitori ritornando al lavoro, potevano lasciare in libertà i propri figli e lo stesso professor Lopalco, che oggi tra l'altro è il nostro assessore alla sanità, aveva comunque considerato che la masseria didattica, avendo grandi spazi, risultava essere sicuramente più sicura rispetto a qualsiasi altro centro estivo all'interno, proprio perché avendo degli spazi all'aperto, avendo la possibilità di far restare fuori i bambini, si manteneva un distanziamento sociale in automatico. Bene, ed è vero che si tratta di un grande risultato che è stato raggiunto per voi. Floriana, facciamo un passo indietro. Tu hai abbandonato il lavoro di ricercatrice universitaria, docente di demografia investigativa all'Università di Bari, per diventare imprenditrice agricola. Hai avviato un agriturismo, la masseria Mozzone nella zona di Fasano, quindi siamo nella zona di Cisternino, Brindisi, nella piana degli ulivi monumentali. Qui produci olio extravergine d'oliva, da cui hai anche ricavato una linea cosmetica green. Mantieni viva la tradizione della cucina rurale pugliese, grazie appunto al tuo lavoro come agri-chef, i cuochi contadini di Campagna Amica, come appunto ricordavi, che utilizzano i prodotti da loro stessi coltivati in azienda. Floriana, come ci sei arrivata a questa svolta appunto nella tua vita?
Allora, con l'università avevo cominciato un percorso di ricerca con un dottorato e poi ovviamente con anche dei contratti con l'università anche di Pescara. Poi in realtà nell'università io non ho visto una possibilità di futuro, in quanto i fondi diventavano per la ricerca diventavano sempre meno, per cui una prospettiva di futuro in realtà non riuscivo più a vederla, per quanto fosse un lavoro ovviamente che mi piacesse, e ho deciso di rientrare nell'azienda agricola familiare dove c'era già mio padre e mio fratello, e di rientrare con loro ovviamente nella gestione. Ovviamente la campagna mi è sempre piaciuta, ci ho sempre vissuto, per cui in realtà non tornavo a un lavoro che non mi piacesse. Certo è che con il mio ingresso nell'azienda abbiamo cercato di approfittare della legge di orientamento e quindi di ampliare le possibilità per la nostra azienda stessa, per cui è nato l'agriturismo, è nata la cosmesi, è nata la masseria didattica, quindi sono nate una serie di attività che in qualche modo potevano anche darmi la possibilità di poter sviluppare anche quelle capacità che poi ho appreso nell'università. Quindi il fatto comunque di aver viaggiato molto con l'università mi ha dato anche la possibilità di riportare quell'esperienza all'interno dell'attività agricola. E anche con l'olio abbiamo pian piano cominciato a imbottigliare l'olio e venderlo direttamente, non solo per gli ospiti della masseria, ma ovviamente cercando di allargare i nostri mercati, e devo dire è quello che quest'anno in realtà ci è mancato molto, sono state le degustazioni di olio, i famosi oil tasting, che in realtà facevamo con soprattutto turisti stranieri e che poi ci portavano a spedire l'olio in America piuttosto che anche in altri paesi Quindi europei. oltre i Purtroppo confini territoriali, insomma, Floriano. assolutamente, assolutamente sì. Ed è una, diciamo che anche lì la linea di imbottigliamento si è ampliata sempre di più, passando dai blend ai monovarietali. Quindi noi cerchiamo con gli oil testing di fare cultura dell'olio extravergine di olivo. Tant'è vero che Coldiretti ha fortemente voluto oggi una scuola che si chiama Evo School. È una scuola che ha sede a Roma e Sì. che fa proprio cultura dell'olio extravergine di oliva, perché oggi purtroppo noi come produttori italiani di olio, l'unica cosa che possiamo fare è mettere in evidenza quelle che sono le qualità benefiche dell'olio extravergine di oliva, far vedere la differenza tra i nostri oli e gli oli che vengono dagli altri paesi, Paesi, l'attenzione che noi certo. ci mettiamo, l'etichettatura che in realtà oggi anche a livello europeo sta subendo sicuramente delle grosse criticità e problematicità che noi invece come Coldiretti cerchiamo di difendere strettamente, perché non so se avete sentito parlare dell'etichetta semaforo, il famoso Nutri-Score. Con il Nutri-Score la Coca-Cola ha un semaforo verde e l'olio extravergine di oliva siamo riusciti a passare dal semaforo rosso al semaforo arancione, e Un questo paradosso. è un paradosso. Possiamo ben capire che l'olio extravergine di oliva, che è alla base della nostra dieta mediterranea, che viene consigliata dai medici, che ci sono degli studi scientifici al riguardo, non può avere un semaforo arancione. Così come anche il grano senatore Cappelli, c'è stata Coldiretti, ha voluto una ricerca con i gemelli di Roma, dove è stato evidenziato da uno studio scientifico pubblicato peraltro su una rivista scientifica che i soggetti che hanno mangiato pasta senatore Cappelli, ovviamente in purezza, rispetto ad altri soggetti che ovviamente avevano delle problematicità gastrointestinali, hanno avuto un beneficio. Quindi parliamo di dati scientifici, e oggi l'unica cosa che noi possiamo fare come produttori è quello di difendere le etichette, di difendere i nostri prodotti che contraddistinguono il nostro territorio.
Floriana, come dire, due elementi volevo sottolineare con te circa l'imprenditoria rosa, poi passiamo ad un altro argomento. Allora, tu dicevi anche in altre interviste, in altri interventi nei mesi scorsi che le donne nella imprenditoria agricola hanno portato un valore in più perché sono state capaci di portare, di coniugare innovazione e sostenibilità da una parte. Dall'altra, l'altro dato che vorrei esaminare con te l'età delle imprenditrici, perché il 25% delle aziende femminili è guidato da ragazze under 35 che hanno puntato proprio sull'uso quotidiano della tecnologia per gestire lavoro e studio, ma applicando appunto questa tecnologia alla imprenditoria agricola. È così? Assolutamente sì, quando mi sono insediata ho fortemente voluto un'indagine conoscitiva di chi rappresentavo, perché chiaramente se non so chi Bene, certo. rappresento, non sono in grado nemmeno di attuare una politica giusta nei confronti verso le persone che ovviamente io rappresento. E per cui ho voluto un'indagine conoscitiva per capire con chi fosse il mio interlocutore. Ed è venuto fuori quello che poi voi avete detto, ma soprattutto è venuto fuori sostanzialmente che tutte quelle aziende agricole al femminile che fanno ovviamente agricoltura sono molto più spinte verso il biologico, il biodinamico e soprattutto verso un'agricoltura che sia, oggi parliamo di agricoltura 4.0, quindi un'agricoltura che sia in qualche modo molto vicina alle nuove tecniche di agricoltura digitale. E questo è venuto proprio fuori dall'indagine, per cui mi sento oggi di dire che le aziende agricole al femminile sono aziende agricole giovani. Sono aziende agricole che sono molto vicine al biologico, probabilmente anche perché essendo per la maggior parte mamme, quindi molto vicine anche e attente all'alimentazione dei bambini e quindi Certo. dei nostri figli. E ovviamente ci teniamo molto anche alla digitalizzazione. Tant'è vero che abbiamo avviato su tutto il livello nazionale dei corsi di formazione, ovviamente li facciamo oggi in modalità videoconferenza, quindi come webinar, e che riguardano anche i nuovi metodi di comunicazione, quindi come fare una diretta Facebook, come fare un'intervista come la sto facendo io, quindi quali sono gli atteggiamenti e anche le frasi significative, il modo di approcciarsi. Sono tutti dei sistemi nuovi che ovviamente ci rendiamo conto con il Covid, la donna aveva necessità di dover intensificare. Così come anche tante aziende che fanno vendita diretta all'interno delle proprie aziende, quindi in Sì. campagna, hanno visto anche il loro fatturato diminuire, perché con il periodo del lockdown difficilmente la gente tendeva a spostarsi nelle campagne per andare a fare la spesa, cosa invece che prima avveniva. Per cui anche la possibilità di poter vendere tramite un e-commerce, Certo, quindi vendite certo, certo. online, è risultato oggi un grande argomento di grande attenzione, un argomento di grande attenzione che tante donne già lo fanno, altre le stiamo formando per arrivare ovviamente poi a una grande piattaforma online dove poter essere in un sistema mondo, se così si può dire, in un sistema mondo che ovviamente oggi appartiene a tutte le aziende. Floriana, hai raccontato cose anche molto, molto belle, molto significative per quello che sta affrontando appunto l'imprenditoria agricola rosa, che di fatto viene identificata in questo momento come il settore trainante, perlomeno in Puglia, per uscire fuori dalla crisi. Insomma, le donne stanno guidando la risalita, secondo una ricerca recente proprio di Coldiretti Puglia, un dato che è stato diffuso in occasione del 15 ottobre, la giornata delle donne rurali, addirittura una
giornata internazionale istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007, proprio per riconoscere il ruolo chiave delle donne rurali nella promozione dello sviluppo, del mondo rurale e agricolo, contribuendo, come dicevi tu, alla sicurezza alimentare e allo sradicamento anche della povertà cosiddetta, rurale. Questo è l'aspetto cosiddetto positivo. Ci sono però dei problemi che tu stessa hai sottolineato in diverse circostanze che affliggono il settore dell'imprenditoria agricola, agricolo rosa, e cioè la sburocratizzazione, le pari opportunità e infine il cosiddetto bonus rosa. Ti chiedo di sinteticamente risolvermeli, affrontarmeli in poco tempo. La burocrazia in realtà è un problema che attanaglia e che perseguita, dico, tutte le aziende agricole. Ci ruba fino a 100, cioè, da un'indagine che è stata fatta, ruba fino a 100 giorni lavorativi. Quindi possiamo immaginare quanto Tantissimo, oggi la certo. burocrazia incida sulle nostre attività. Quindi tante volte passiamo molto più tempo a sbrigare le carte che non a stare in campagna a seguire le nostre produzioni e a seguire le nostre aziende. Purtroppo questo è quello che Coldiretti da sempre sta tentando di fare e cerchiamo anche di farlo qui a livello regionale con, speriamo, l'attività di un supercà che noi vogliamo fortemente. Che probabilmente sarà anche la soluzione a in qualche modo eliminarci qualche giorno di lavoro in più da dedicare alle campagne e non alla campagna e non ai documenti. Dall'altra parte abbiamo un altro problema che è quello dell'accesso al credito e qui devo dire che tante volte, e anche qui abbiamo fatto un'indagine, le donne tendono a utilizzare o fondi personali o addirittura fondi familiari per poter fare innovazione, perché l'accesso al credito diventa un po' difficoltoso soprattutto per le garanzie che vengono richieste dalle banche e poi abbiamo visto anche che con i PSR, che tra l'altro in Puglia sono stati fallimentari e speriamo soprattutto con il nuovo assessore di poter, come già lo stiamo facendo, intavolare un nuovo discorso per poter aiutare le nostre aziende Certo. in qualche modo a vedere i loro sogni avverarsi. E questo devo dire che con il nuovo assessore all'agricoltura abbiamo già fatto un incontro, ci sono veramente delle buone prospettive, considerando peraltro che era il presidente della Commissione Agricoltura con il quale abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e abbiamo sempre lavorato molto bene. E poi ci sono, soprattutto con la chiusura delle scuole che vedo da domani, da attivare i nuovi strumenti di welfare che devono poi conciliare quella che è la vita familiare e quella lavorativa. Ahimè, da un'indagine nazionale è venuto fuori che tante donne hanno dovuto rinunciare al proprio lavoro Certo. durante il periodo di lockdown perché non sapevano a chi lasciare i figli, perché non sapevano da chi far seguire i figli nella DAD e questo non può accadere perché significa fare un passo indietro di decenni fa quando la donna doveva restare a casa per occuparsi dei propri figli e quindi non possiamo tornare indietro, dobbiamo andare avanti e quindi attivare dei nuovi strumenti di welfare a favore delle donne imprenditrici soprattutto è oggi assolutamente una priorità e una necessità che il Covid, ahimè, ci porta ad assumere. Floriana, sosteniamo questo dialogo e questo tavolo, appunto, di confronto con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Regione Puglia perché non solo appunto, si attuino misure per la conciliazione della vita lavorativa e della vita familiare, ma anche, come dicevi tu, accesso al credito e alla formazione finanziaria che sono elementi fondamentali per questo settore che è cruciale nella vita della Puglia. Ovviamente parlo della Puglia perché circoscriviamo come dire, la realtà territoriale in cui svolgiamo il nostro lavoro, però tu sei chiamata a come dire, seguire queste problematiche a livello anche nazionale. Quindi il nostro augurio in bocca al lupo a che tu possa risolvere, si può dire, quanto prima queste problematiche, soprattutto a sostenere il lavoro delle donne in questo settore cruciale. Grazie Floriana Fanizza per essere stata con noi.
Grazie a voi, nella buona speranza di giornata. poterci incontrare fisicamente Esattamente. e parlarci come a noi piace, guardandoci negli occhi. Buon lavoro, Floriana. Grazie, buon lavoro anche a voi. E ci fermiamo per questa seconda puntata di Femminile Plurale. Ancora grazie a Floriana Fanizza in collegamento con noi via Skype. Abbiamo parlato del Floriana Fanizza, responsabile nazionale di Donna Impresa Coldiretti. Con lei abbiamo parlato della situazione dell'imprenditoria agricola rosa in tutta Italia e anche in particolar modo nella Puglia. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do come sempre appuntamento il martedì alle 21:15, in replica il mercoledì alle 14:35. Ricordo che siamo su tutti i canali social, abbiamo un canale dedicato YouTube, per chi vuole può scriverci redazione@teledeon.it. Alla prossima settimana.